Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di queste bellissime 5 fanciulle, cioè queste bellissime 5 donne che hanno deciso di venire a cantare qui nell'area YouTube. Allora, partiamo con i nomi dalla mia sinistra. Lei si chiama? Petra. Petra? Petra, bel nome. Anni? 23. E vieni da? Il minore di Scalve. Provincia di? Bergamo. Esatto. Poi? Rosaria. Rosalia? Sì. Ok. Anni? 25. E anch'io da Vil minore. Ok. Poi questa bellissima fanciulla. Mara, 25. Con i calzetti sulla testa. Bello. Mara, 25 anni, da Milano. Da Milano. Non Milano. Io vado a bere gli aperitivi la domenica sera. Siamo multiculturali. Poi? Francesca. Ok, anni? 25 anni fra 2 giorni. Sì, auguri. E vengo da Lentate sul Seveso, sì? Provincia di Monza. E secondo me lavoro nella centrale del latte. Certo, sì. Oh, vedi che ho già dominato il tuo lavoro senza neanche saperlo. Poi questa ragazza, Federica. Bionda, Silvia, Federica. Federica, anni. La mano. Amica! Amica! Anni? 21. 21 e vieni da? Biancamuno, provincia di Brescia. È mia paesana lei, brava, Biancamuno. Anche io sono della Valcamonica. Interessante. Dove? Sei single? Bene, ancora più interessante. Anche io, vedi? Allora, Mara. Se te l'ha festeggiata, lei ci penso dopo lei. Allora, quando non registro più, gli do il mio contatto. Va bene. Allora, Mara, ti sposi, giusto? Esa. Ti sposi con chi? Con Fabrizio. Con Fabrizio, quando? Il 24 agosto. Il 24 agosto. Lui è di Milano anche lui? No, lui è di Schilpario. Di? Schilpario. Provincia di? Bergamo. Di Bergamo. E come vi siete conosciuti? Perché due città diverse. C'ho la casa a Vil Minore di Scalve, come queste qua. Casa di vacanza. Che è quindi vicino, grandi vacanze. Amori estivi. E quindi l'hai conosciuto là? È stato un amore a prima vista? Sì, 8 anni fa però sì. Quindi già 8 anni che siete fidanzati. E adesso sì, avete deciso di sposarvi. Sì, dai. Di convolare a nozze. Ok. Era il tuo sogno da donna, Mara. Diciamoglielo a Fabrizio in diretta, esclusiva italiana. Qual è il tuo sogno? Quanti figli vorresti avere? 3. Quindi la famiglia per te ideale da 5 persone? Sì. Oh mamma, Fabrizio tira fuori, tira fuori il portafoglio perché ci fare 3 figli non è così semplice da mantenere. Lei è un lavoro perfetto. Lavoro in banca. Lavoriamo tutti e due in 2 banche. Vabbè, se non ci sono i soldi lì dove siano. Se li possiamo permettere. Se li possono permettere. Quindi lavori allo sportello. Più consulenza, mutui, prestiti. Oh ma un lavoro proprio di M. Come si può dire, al giorno d'oggi poi. Ok, invece voi ragazze, che lavoro fate? Petra, giusto? Studio infermieristica. Immagino col camice lei qua che numeri che mi farebbe su. Ho un leggero dolore all'inguine. Poi? Lavoro in posta. In posta? Sei una donna. Impiegata. C'è posta per te. Ho il gioco dei pacchi su Rai 1. Ok. Lei banchiera, poi? Ma io studio biotecnologie mediche. Ah, è il latte, dai, ci potrebbe centrare qualcosa, in lontananza. Invece la bellissima ragazza della Valca Monica? Io studio veterinaria. Ah, e studia veterinaria. Wow, è fashion. Grazie. Allora, Mara, dimmi un pregio e un difetto del tuo Fabrizio. Un pregio che proprio un bravo ragazzo, preciso, carino, che mi dà sempre retta. Un difetto è che si arrabbia facilmente. Sì? Eh beh, non può avere tutto dalla vita. Fatto. Quando non hai tutto dalla vita ci perdi un lucano. Il posto invece dove andrete in viaggio di nozze? Nord America, Boston, New York, Washington e Messico. Wow, Messico, Playa del Carmen, Tulum. Poco sotto. Poco sotto, ho capito. Conosco bene il Messico, l'unica roba che conosco. Ma poi mi dici dove andare. Sì, sì, molto bello il Messico. Allora, Mara, invece andiamo un pochino più sull'intimo, ok? Voglio sapere il posto più strano dove hai fatto l'amore con Fabrizio. Più strano? Sì. O uno dei posti più strani dove l'hai fatta con Fabrizio. Ce n'è più di uno, meglio ancora. Sulla seggiovia? Ferma, non mentre andava ferma, cioè giù. Sì, sì, certo.
Eravate i miei prediletti, ce la facevate mentre salivate. Era un po' di tempo fa, eravamo più giovani. Sì, beh, non si entri male, si può fare ancora, Bravo nostro Fabrizio! Sembrava così un ragazzo pane e acqua da chiesa, invece Sam! Sulla seggiovia, mi immagino quelli che sono saliti la mattina. Però va bene, dai. Facciamo finta di niente. Non ci ok. Mara, che canzone vuoi cantare? Destinazione Paradiso. Vai. La mia. Sei carica? È anche la mia preferita. La Pausini io tutta la vita. Anche se sono uomo. Questo giro tondo d'anime che si porta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, sono voltata anch'io per raggiungerti. Ho dovuto correre, ma più mi guardo in giro vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più. E dimmi perché c'è? No, passo per scrollarsi addosso quello che è stato detto e quello che oramai si sa. Allora sai che c'è un treno che va a Paradiso città e vi saluto a tutti e salto su e prendo il treno e non ci penso. Un viaggio, vai Mara! Viaggio senza volo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione Paradiso. Viaggia senza solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione Paradiso. La voce Milano! C'è, che c'è? C'è il treno che va a Paradiso città. Vedi che la conoscevate? Per il treno al mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione Paradiso. Città. Brave! Brave, belle e intonate! Più belle che intonate! Tutto per me siete il numero uno, belle, intonate, simpatiche, le amiche di Mara, la sposa di Fabrizio. Allora Mara, io ti faccio tanti auguri. Grazie. Per il tuo matrimonio, per te, Fabrizio e i tuoi tre figli. Facciamo una scommessa? Ti do tre tappe. 3 anni, 5 anni e 10 anni di tempo per venire qua a farmi vedere il primo, il secondo e il terzo figlio. Ci stai? Promesso. 3 anni, il primo, 5 il secondo e 10 il terzo. Ci stai? Un grande applauso a lei, la sposa Mara di Milano!